Bortoloni, Piazzetta e Tiepolo, una mostra dedicata al Settecento Veneto che riscopre, come dice una nota del catalogo, capolavori dei grandi maestri e che scopre, facendolo conoscere al grande pubblico, Mattia Bortoloni. L'interessante iniziativa della Pinacoteca di Palazzo Roverella di Rovigo del prossimo gennaio, presentata a Castelvecchio di Verona, fa conoscere il pittore rodigino, famoso e molto richiesto in vita, ma passato nel dimenticatoio e considerato solo come uno dei migliori aiutanti di Giambattista Tiepolo, al punto che in alcuni capolavori del grande maestro è ancora oggi difficile distinguere ciò che si deve al pennello dell'uno o dell'altro. Mattia Bortoloni, un pittore straordinario che visse tra il Polesine, Venezia, la Lombardia, il Piemonte e nei primi 50 anni del Settecento veramente creò una sua maniera estrosa, bizzarra, ironica, che utilizzò tanto negli affreschi di carattere profano quanto nelle tele di carattere religioso. La mostra di Palazzo Roverella proporrà una selezione di capolavori del Bortoloni con una trentina di opere di Pellegrini, Piazzetta, Ricci, Tiepolo, Dorni e Bellocci, considerati i titani del Settecento Veneto. Molte delle opere del pittore rodigino sono studiate per la prima volta, altre con attribuzioni inedite o mai esposte al pubblico. In pratica tele che restituiscono alla meritatissima fama che il Bortoloni aveva al suo tempo, prima di essere oscurato dalla magnificenza della pittura del Tiepolo. Roadshow di presentazione di questa mostra rodigina si apre con Verona, la bellissima cornice del Museo di Castelvecchio, che ha collaborato con noi alla mostra, la direttrice è membro del nostro comitato scientifico, presterà delle opere meravigliose di Balestra, di Tiepolo, del Mariotti, perché in un certo senso Bortoloni è un po' veronese, in quanto fu allievo del grande pittore veronese Antonio Balestra e si ispirò agli affreschi che Louis d'Origny, che tanta importanza ebbe anche nella cultura, nella pittura veronese, fece appunto a Venezia. Quindi la cultura, la matrice culturale del Bortoloni è essa stessa veronese.